e benvenuti in questo nuovo video e benvenuti in questo nuovo video di Shein. Allora, ho fatto parecchi ordini, in realtà ne ho fatti tipo, questi racchiudono 4 ordini che sono stati fatti e quindi ho aspettato un pochino che arrivasse tutto, così da farvi un video veramente grosso, cioè c'è veramente tantissima roba, quindi io direi di iniziare subito. Ho messo tutto quanto dentro questa busta e potete vedere dalla grandezza che c'è parecchia roba. La maggior parte della roba è tipo minuscola, quindi ok. Allora, sotto, giù nell'info box vi lascio comunque tutti i link, anche se alcune cose non credo che siano più disponibili, comunque vabbè, io vi lascio tutto. Allora, le cose che ho preso su Shein si dividono in cose per casa, cose di decorazione e vestiti. Partiamo da questo. Questo è un portaveline che però è un po' piccolino per le mie veline, perché le mie veline dentro stanno un po' striminzite, cioè si vede un pochino che sono un po' strette. Quando l'ho ordinato non pensavo fosse così piccolo, cioè io pensavo ci fosse uno standard per la grandezza delle veline, ma a quanto pare no. Quindi è un po' piccolino, però è carino, alla fine è carino. Due cose che sono utilissime per tenere il telefono. Ho comprato due sostegni per il telefono, uno è di mia madre e questo è mio. Allora, questo è facilissimo, cioè diventa una sottiletta, poi si alza così, poi si alza questa stanghetta e la si mette dove si vuole, perché qui ci sono varie altezze, e poi il telefono si mette così. Ed è comodissimo perché veramente tiene molto bene il telefono. Mentre il mio diventa sempre sottile, si alza così, così. Qui si mette il telefono, ok? Si può decidere l'inclinazione anche di questo. E la cosa diversa è che questo si espande, quindi diventa anche più alto. Eccolo qui. Ovviamente il telefono si può mettere anche così, cioè in qualsiasi modo veramente. Faccio vedere questo astuccio qui, molto molto comodo, soprattutto per me per lavoro, perché così vedo tutti i prodotti dentro, perché è trasparente. Questo è disponibile sia nero che bianco. Siamo a questa cosina qui, che è una fascia per capelli. Questa è disponibile in tantissimi colori, è stramorbida, straelastica anche. È carinissimo perché qui è un fiocchetto. Poi passiamo a questo, che è un turbante per capelli. Io ho uno di Primark e visto che a mamma gli è piaciuto così tanto, dopo che la prima volta mi ha detto ma perché l'hai comprato, non serve a niente, e ora me lo sta rubando, ho detto ho capito, ne compro un altro. E già che stavo su Shein, ne ho comprato uno su Shein. È questo qui, è molto lungo rispetto al mio, puzzicchia un po', mamma mia se puzza. Vabbè, è di questo rosa salmone. Qui è carinissimo perché ha il bottoncino a forma di orsetto, molto carino, e alla fine ha l'elastico con cui si andrà a chiudere questo così. Passiamo avanti. Lo kit per la tinta, cioè la ciotolina con i vari pennellini. Però io non sapevo che la ciotolina fosse così piccola, cioè veramente piccola. Qui dentro ci entra la tinta per la ricrescita forse, però la cosa bella sono invece i pennelli. L'ho pagata veramente una cavolata questa cosa, però sono strafelice perché ha 3 pennelli, così, 1, 2 e 3. Quindi ho anche i pennelli nuovi. Certo, la qualità non è granché, però secondo me riusciranno a fare bene il loro lavoro. Passiamo, sì, questi qua. Vi ho già fatto vedere questi qui in un video vlog dove li usavo. Sono, questa è una stecca. E questi sono praticamente dei bigodini per fare le beach waves. Funzionano da Dio, sono strafacilissimi da mettere, però vi consiglio di metterli a capelli umidi, però un po' più asciutti. Perché a capello bagnato tira da morire il capello e fa malissimo. Capello asciutto vedo che non fa lo stesso effetto, quindi una via di mezzo. Però non umido, troppo bagnato, ma umido un po' più asciutto. Ce ne sono 12 all'interno. E diciamo che questi vanno bene per i capelli un po' più corti dei miei, perché sono abbastanza corti, però ho visto che ci sono anche più lunghi. Io quando l'ho comprati non ci avevo pensato alla lunghezza, quindi ho preso questo pacchettino
di questi morsetti per le unghie. Cioè questo praticamente quando si fanno, vabbè, mi metto la foto che forse si capisce che cos'è, che metti magari la tip con sotto la grigel gel, metti questo qui per farlo stare fermo e poi sotto puoi modellare l'unghia senza che, insomma, la tip si muovi. Ed è molto comodo perché già l'ho usata, ce ne stavano 5 all'interno, no, erano 6. Passiamo ai scrunchie. Allora, io i scrunchie fino a qualche anno fa li odiavo. Poi dopo che ho comprato quelli neri di Primark ho detto ok, sono molto utili, quindi ho detto per l'estate, cioè, non posso non prenderli fluo. Allora, il materiale fa un po' schifo, però sono carini, c'è arancione fluo, verde fluo e rosa fluo. Poi invece li ho presi, questi invece che sono più primaverili, che sono di questo bellissimo celeste. Questo è il materiale invece molto più carino perché è proprio cotone. Questo è fatto praticamente tutto a righine, mentre questo è bianco con tutti i fiorellini celesti. Allora, questo kit di visiere per il sole. Allora, qui ora vedete questo nero. Era un pacco di due dove c'era questo e beige. Beige però lo sta usando mia madre. Quindi io mi sono tenuta questo nero, quindi molto carino, che comode, sulla testa non stringono, proteggono bene dal sole, almeno quello che ha detto mamma, dice che protegge molto bene dal sole, quindi sono molto carine. Allora, durante questo secondo lockdown mi sono fissata a iniziare a cucinare dei piatti un po' più esotici, cinesi, insomma, dove mi servivano le bacchettine. Quindi ho provato un kit di 4, ora ne vedete qua 2 perché 2 sono di là in cucina, 4 bacchettine, sono facilissime da pulire soprattutto, e niente, finalmente ho dei bacchetti cinesi. Ok, poi invece ho preso una spazzola per capelli che si apre dall'altro lato, se ce la puoi fare. Ok, è questa qui. Ha le setole molto morbide e molto piene di polvere che devo pulire. Molto carina, morbida sui capelli, non tira niente, quindi ho preso una spazzola. Passiamo agli orecchini. Allora, il primo paio di orecchini che vi faccio vedere sono invernali. Però stavano in offerta, quindi ho detto già li volevo l'anno scorso a Natale. Aspettavo che me ne comprasse Sara a Natale e non me li ha presi, quindi me li sono presi io. E sono questi qui, sono degli orecchini a pan di zenzero. Sono qualcosa di meraviglioso. E il gancio lo cambierò perché ha il gancio così e questi qua a me stanno molto scomodi, e poi lo cambierò anche perché sono dorati, che io odio l'oro. Lo cambierò in argento e qua se si vedrà un po' d'oro fa niente perché tanto ho già un paio di orecchini così, ma sono troppo carini. Mentre questi sono proprio estivi. Sono questi due orecchini a cerchietto con la conchiglia. Sono molto carini, questi perfetti proprio per l'estate. Hanno un cerchio molto grande e ho pensato ad abbinarlo a questi qua, che sono degli orecchini per il piercing conch, questo qui, e c'erano questi due, erano così enormi. Ho tolto due perline da dentro per farlo diventare molto più piccolo. Passiamo alle ultime cose. Allora, questo, un panno struccante, un asciugamanino struccante. L'ho preso nero, così, eccolo qua, ha due lati diversi, questo non l'avevo notato. Il primo lato così, e questo diciamo ha il pelo, passatemi il termine, più lungo. Da lavare anche tu perché puzzi. Ok, passiamo a questi qui. Questi sono dei ganci per i cavi, per tenere in ordine i cavi. Si usano facilmente, molto comodi. Questo penso sia un'invenzione geniale. Questo è una prolunga per matite. Questa l'ho presa per le matite labbra, perché mi ritrovo tante volte che ho una matitina così piccola che devo buttare perché non riesco a tenere in mano. Mentre qua dentro si mette la matita e riesce a usare tranquillamente. Ha due lati, una per una matita più piccolina e una per la matita leggermente più grande. Passiamo a questo rasoietto per sopracciglia. Cioè, non è solo per sopracciglia, ma io lo uso per le sopracciglia. Questo lo uso specialmente sul mio ragazzo per fargli le sopracciglia perché non sopporta la pinzetta, dice che lo torturo. Quindi ho iniziato a usare questo rasoietto e riesco a fargliele, quindi ho preso un rasoietto un po' più lo so che non si dice un po' più migliore, ok, eccola qui la lama,
Ed eccola qui, devo vedere se... Ok, funziona molto bene. Dentro ci sono 5 lame, 5 lame incluse. Questo minuscolo cosino per mettere le maschere, che è troppo carino, non vedevo l'ora di usarlo. È una spatolina in silicone per mettere le maschere. Poi passiamo invece al pezzo forte, diciamo, che è un organizzatore per cassetti per make-up. Ed è questo qua, fatto in acrilico trasparente, con tutte questi, con tutti questi scompartimenti che non si levano, perché di questo qua ci sono due modelli. Ce n'è uno leggermente più grande, che però si possono levare questi divisori. E questo mi serviva da mettere nel cassetto dei rossetti, perché ci sono alcuni rossetti che non entrano nei scompartimenti appositi per i rossetti, perché sono troppo larghi. Quindi ho cercato uno che potesse, insomma, essere adatto. Ed ecco qua, ad esempio qua dentro entra perfettamente il rossetto di Huda Beauty, che ha un pack abbastanza grande in confronto agli altri che sono proprio fini. Ora passiamo ai vestiti. Come vi ho già detto in parecchi video, ho iniziato a fare workout, quindi mi servivano i completini adatti per fare un workout. Quindi direi di partire prima cosa da questo bellissimo. È un reggiseno sportivo nero con l'imbottitura, che però si può levare benissimo. Dietro è fatto così, eccolo qui. Ha la doppia spallina, è molto elastico, però di questo ho preso una S, però mi sta un po' largo qui, in questa zona. Però per il resto è uno dei, diciamo, più comodi che ho. Quindi rimaniamo sempre in tema sportivo, ho preso dei leggings. Eccoli qui. Sono dei leggings neri, non sono a vita alta. Queste parti qui che vanno in trasparenza, due striscette per lato. Devo dire una cosa però su questi leggings. Allora, il materiale non mi fa impazzire. Allora, sono comodi se non fosse per una cosa, ovvero la parte dietro. Praticamente fa il difetto di scendere. Cioè il leggings nella parte su, dietro, si abbassa. Cioè, ad esempio, se tu ti chini, quello scende insieme a te. Tante volte mi sono ritrovata con le mutande così, che stavano fuori dal leggings. Però vabbè, continuerò a usarli nonostante questa cosa mi dia parecchio fastidio, perché le posso usare giusto in casa. Ho preso questo qui, che vi ho fatto vedere in un video vlog. Guardate che lo devo mettere bene. Ok, e questo top qui, verde salvia, potrei dire sì, è un verde salvia. Molto carino il fatto che qui si intrecci dietro. La cosa scomoda di questo top erano le coppe, perché erano praticamente tonde e per un seno molto piccolo. Quindi ho dovuto levarle e sostituirle, perché erano veramente scomodissime quelle altre. Quindi per un bel po' l'ho usato anche senza coppe, e devo dire era molto comodo, però insomma avere le coppette mi rende un po' più sicura. È molto 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 comodo però. Beh, è carino verde per non avere tutto nero, anche se quello che vi sto per mostrare è nero, però... Questo invece è il primo top che ho preso da Shein, quindi è il primo proprio che mi è arrivato, poi ho comprato gli altri. Questo è la cosa più comoda che io abbia mai indossato, vi giuro. È questo top, semplicissimo, perché è semplicissimo. Qui ha tutto il particolare forato qui, qui e qui e dietro. Ma è di una comodità, super elastico. Anche di questo ho preso una S. Fatemi controllare se vi ho fatto vedere tutto, ma credo proprio di sì. No, non è vero. Meno male che ho controllato. Questa tutina qui. Allora, aspettate un attimo che qua. Ok, è questa tutina qui, verde, con tutti i fiorellini bianchi. Ma la cosa particolare è lo scollo dietro. Ha questo scollo qui, dove ha il fiocco, e poi subito dopo questa apertura qui, che si vedrà molto meglio da indossato, perché così non si capisce molto bene, ma è super carino. Allora, il colore me l'aspettavo molto più scuro, perché dal sito è più scuro, mentre è proprio un verde salvia, quindi sì, si assomiglia molto con questo.
Ok, sono due verdi, verde salvia più, questo è più chiaro, questo è più scuro. Però questo è molto carino. Allora, è vero che devo trovare un reggiseno da metterci sotto, perché col fatto che ha questo fiocco dietro si vede il reggiseno, quindi mi devo ingegnare qualcosa. Sarebbe perfetto da mettere senza, ma io non mi sento tanto confident da uscire senza. Poi per questo ci ho combattuto, visto che ho fatto 4 ordini, questo sono riuscita tipo a prenderlo nel secondo o terzo ordine, veramente ci ho messo tantissimo. Ho preso anche da Shein dei ganci da mettere in macchina, però ovviamente i ganci stanno già in macchina perché è arrivato parecchio tempo fa questa cosa. Sono dei ganci da appoggiare all'appoggia testa per mettere le borse o le buste o insomma cose del genere. Ovviamente non potevo non scordarmi qualcosa, infatti mi sono scordata due cose, ma le ho viste dopo in bagno, infatti sono passate un po' di ore da quando ho registrato, e ho preso questi due attrezzi per depilazione viso. Allora, questo è praticamente, si apre così e strappa i peli, cioè i peli entrano proprio qui e li strappa. Questo l'ho comprato, cioè questi due principalmente l'ho comprati per mamma. Dice che gli piacciono tutte e due. Io preferisco questo qui invece, che praticamente funziona così. E questo è fatto con il filo e tira. Quindi il video finisce qui. Io spero tantissimo che vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!